Benvenuti a questa presentazione, ulteriore, un'altra presentazione che facciamo nello spazio Books and Media di Sherwood. Oggi siamo qua con Andrea Staid, autore del libro Abitare illegale, di cui parleremo questa sera. Vorrei aprire questo incontro però con una piccola nota che può sembrare un off topic, ma non lo è troppo, vedremo perché. Che parla di Venezia, della mia città, perché oggi è stato segnato un altro importante punto della lotta contro le grandi navi. È stato indetto dal Comitato con No Grandi Navi un referendum popolare assolutamente autogestito che ha visto più di 40 seggi e più di 200 volontari mobilitarsi in tutta Venezia. L'affluenza alle urne è stata enorme, impressionante, ci ha lasciato piacevolmente stupiti e quindi un altro passo in avanti nella lotta per impedire che Venezia diventi una città Luna Park, una città svenduta, una città in mano solamente a turismo e alla svendita del patrimonio. Dico un off topic, ma non lo è troppo. Grazie. Allora, ci terrei a precisare che questo applauso va per la prima grande vittoria del referendum di oggi, che è stata la grandissima partecipazione di volontari e di persone che veramente si sono mobilitate stando 9 ore sotto i seggi, facendo trasporti ad ore improponibili. Abbiamo visto proprio l'affetto e cosa riesce a fare una comunità che si mobilita e che vuole lottare per difendere un territorio, quindi sì, loro si meritano un applauso veramente. E off topic, ma non troppo, perché abbiamo visto quanto in questo libro si parla appunto di vari modi di vivere informale, no? Ai margini. Uno di questi anche sono anche le occupazioni di case che vediamo in una città come Venezia, vediamo molto forte, vediamo strettamente allegati al discorso di riprendersi gli spazi cittadini, di difendere una città dalla speculazione, dalla svendita, dal diritto di viversela come abitanti e come residenti. E in questo Venezia per esempio è gemella quasi a una città come Barcellona, che vede di pari passo la lotta contro un turismo massificato e invadente e di pari passo appunto la lotta per riprendersi le case sfitte, le case pubbliche sfitte, quindi la recuperazione delle case. Io non voglio prendere altro tempo, lancio questo là ad Andrea e lascio la parola a lui e poi ci risentiamo più tardi. Bene, grazie a tutte e a tutti per essere qui questa sera, per avermi invitato a Sherwood. E sì, assolutamente è centrale quello che ha detto Teresa nell'introduzione, perché abitare, cioè il mio libro parte proprio da il significato della parola abitare. Nel senso, che cos'è per voi abitare? Noi siamo abituati come occidentali che abitare è rinchiudersi in una casa. Cioè, se io vi dovessi chiedere che cosa significa abitare, tendenzialmente ha molto a che fare con una casa dove andate a dormire. In realtà io ho cercato di fare un focus tematico su questa cosa per capire cos'è stato l'abitare, che cos'è la casa per l'uomo nella sua storia. E la casa è diventato un rinchiudersi dentro da quando la casa è una merce, da quando la casa è qualcosa che dobbiamo comprare o affittare. Ma da quando è che è così? Da pochissimo. Perché la casa, in realtà, abitare illegale, che è il titolo di questo libro, è un po' una provocazione. Perché abitare non può essere illegale. Noi come esseri umani, come donne e uomini, abbiamo bisogno di uno spazio dove creare i nostri legami sociali. E l'abitazione è qualcosa che ha a che fare con la nostra vita quotidiana. Se ci pensate, la stessa radice etimologica ci dice molto, perché abitare, abiti, abitudini, hanno tutte la stessa radice. E quindi la casa non è soltanto un luogo dove si va a dormire, ma sono le relazioni che si creano nello spazio che condividiamo con la comunità nella quale ci riconosciamo. E se ci pensate, questo proprio distacco dalla comunità ha portato a far diventare la casa una merce dalla rivoluzione industriale in poi. Quindi tutta la prima parte del libro in realtà è una riflessione sul perché ci siamo ridotti così. Questa è un'etnografia del vivere ai margini in Occidente. I margini, dal mio punto di vista, non sono soltanto negativi. A volte nei margini ci si ridefinisce, ci si risignificano gli spazi abitativi e soprattutto si creano delle istituzioni, cioè dei movimenti istituenti che danno la possibilità di ripensarsi e dare delle soluzioni a chi è schiacciato fuori da il welfare state o da comunque qualcosa che è la dignità di abitare una città. E quindi mi collego subito con uno dei focus etnografici del libro, che è proprio il movimento di lotta per il diritto alla casa, che è esploso un po' in tutta Europa, non soltanto in Italia, e quindi che ha a che fare con quello che diceva Teresa, perché dal mio punto di vista le occupazioni delle case, dei movimenti di lotta, non sono soltanto puro assistenzialismo. Io credo
che se i movimenti di lotta per la casa facessero soltanto una sostituzione dello Stato, non sarebbero particolarmente interessanti. Quello che è interessante dei movimenti di lotta è proprio che propongono una mutazione culturale e una risignificazione dello spazio abitativo. Cioè, i movimenti di lotta ripensano a che cos'è una città. E qui c'è il discorso di andare contro le grandi navi. Cioè, la città è una vetrina per i turisti? La città è un luogo solo per le merci che attraversano la città? No, la città è uno spazio abitativo di chi la frequenta, di chi la vive, di chi la attraversa. Che cos'è la sicurezza? Perché no, noi sentiamo parlare tanto la destra o la sinistra istituzionale della sicurezza. La sicurezza in effetti è una cosa importante, ma che cos'è questa sicurezza se non la relazione e la conoscenza dello spazio abitativo? Si è più sicuri rinchiusi dentro una casa con la porta blindata e le telecamere o in una città dove ci sono relazioni, dove c'è una comunità che si riconosce? Dal mio punto di vista la risposta è ovvia. E i quartieri delle case occupate, a Venezia come a Milano, come a Torino, come a Bologna, come a Roma, come a Parigi, come a Berlino, come a Barcellona, come a Madrid, danno una risposta significante a questo discorso della sicurezza. La sicurezza è dove noi possiamo vivere bene. E quindi quando si occupano le case non si dà soltanto un tetto a chi non ce l'ha, ma si creano dei processi di, io l'ho chiamato nel libro, welfare state autogestito, costruito dal basso. Cioè abitare in un quartiere di occupazioni risignifica, perché non pensa soltanto alla casetta della famiglia, ma pensa proprio al fatto che abitare significa avere una palestra popolare autogestita, significa avere un cineforum, una libreria che offre libri indipendenti con degli sconti, significa avere la scuola di danza o di arte terapia, significa avere la scuola di italiano per migranti. Questo fa l'abitare, perché ci fa sentire parte di una comunità. E questo è molto importante, perché sono stati fatti errori negli anni e finalmente si sta smettendo di farli, anche se ovviamente ancora qualcuno li fa, però dove si pensa che abitare in un quartiere di occupazioni è proprio risignificare gli spazi di appartenenza in una città, rinsaldare una comunità che è sempre più disgregata da una società neoliberale e capitalista. Quindi l'occupazione, nel mio libro, l'abitare illegale dei movimenti di lotta è visto proprio come un processo di mutazione antropologica, come qualcosa di profondo che va proprio a cambiare la possibilità di vivere nelle nostre città in modo estremamente dignitoso. Io dico sempre che l'antropologia deve essere polifonica. Quindi nei miei libri ci sono le voci, non soltanto dei filosofi, degli antropologi che prima di me hanno lavorato su questo tema, ma ci sono le voci delle donne e degli uomini che ho incontrato sul campo. E vi voglio leggere una piccolissima parte di una donna, di una militante, di un attivista, di una compagna che da 15 anni occupa a Milano e mi dice: abitare illegale è permettersi qualcosa che ti è negato, è vivere al di sopra delle possibilità date in partenza. Mi sono presa quella che non mi avrebbero mai dato. Mi sono presa la bellezza, mi sono presa la mia intelligenza. Voi anche qui direte: ma cosa c'entra con l'abitare? L'intelligenza, cioè noi siamo abituati a considerare, ovviamente magari non quelli che sono qui stasera, però che pagare una casa, 650 euro al mese, 700 euro al mese, sia giusto. Perché questo occupante dice: mi sono ripresa la mia intelligenza? Perché questo occupante è figlio di proletari e lei per studiare, per andare a scuola, per fare quello che voleva fare nella vita, cioè la ricercatrice, ha occupato casa per non dover lavorare per un padrone e dare quei soldi che quel padrone gli dava a un altro padrone che gli affittava la casa. Perché la casa è un luogo di ridefinizione del tuo habitus e quindi ha a che fare proprio con i vestiti che indossi e quindi con l'intelligenza che riesci a dimostrare riprendendoti degli spazi di libertà. E quindi l'occupazione è qualcosa di molto serio, non è soltanto avere un tetto sulla testa, ma è ripensarsi, è ripensare proprio che cosa significa la casa. E appunto io credo che sia molto interessante ripensarsi per capire anche cosa è stata l'architettura vernacolare, cosa significa autocostruire, cosa significa tornare a essere degli homo faber. Nel libro direi che un filo rosso importante, secondo me che l'ho scritto quindi non so per i lettori, è proprio quello dell'homo faber. Cioè noi occidentali, e non soltanto noi occidentali purtroppo, siamo sempre di più homo comfort, come dice Stefano Boni. Cioè siamo abituati a delegare tutto e quindi non sappiamo più fare nulla. Quello che sappiamo fare è quello per cui abbiamo studiato e quello per cui ci danno un salario. Però in realtà quanti di voi sanno costruire una casa? Quanti di voi sanno sistemare una casa, ristrutturare una casa? Il saper fare è qualcosa di molto pericoloso, è qualcosa che delimita lo spazio per i governanti
di tenerci tutti appunto degli automi rinchiusi nei nostri appartamenti. E quindi il saper fare, il ritornare a essere homo faber, che è qualcosa che ha a che fare proprio con i movimenti di occupazione, è fondamentale per capire come essere meno governati, come autogovernarsi. Ritornare a essere homo faber, donne e uomini che sanno fare, significa non dover più chiedere a qualcun altro lo spazio di interazione in una comunità. E questo credo che sia importante, perché si ritrova nel mio libro non soltanto fra gli occupanti coscienti dei movimenti di lotta, ma anche in tanti altri margini che escono fuori poi da quello che è il movimento di lotta per la casa. Io mi sono occupato nel libro non soltanto dei militanti, ma anche di tutte quelle culture che in Europa escono dall'uniformato, escono dall'abitare formale e escono dal fatto che la casa è soltanto qualcosa che devi pagare in affitto appunto col mutuo. E mi sono occupato di Rom e Sinti, per esempio, perché i Rom e Sinti, la cultura romanesche, ha fatto proprio dell'abitare un atto di resistenza culturale. Cioè, chi lo dice che l'abitare migliore sia quello di stare rinchiusi in un palazzo? Io mi sono ritrovato sul campo di ricerca a far vedere come abitavo io. Perché la prima cosa che deve fare un antropologo, prima di fare le domande, perché le domande di solito gli interrogatori, chi li fa? Li fanno i poliziotti, gli avvocati, non i ricercatori sociali. La prima cosa è raccontarsi sul campo. E quindi io mi raccontavo, dicevo come abitavo io, per sapere come abitavano gli altri. E mi ha colpito che molto spesso, quando io facevo vedere come abitavo io, cioè in un palazzone della periferia milanese, con una porta blindata, in un condominio normale, mi dicevano: ma tu non hai paura quando ti rinchiudi in quella casa? E qui ritorniamo al discorso iniziale. La sicurezza che cos'è? Chiudersi dentro o stare fuori in una comunità in cui ci si rispecchia? Il problema principale per un Rom e Sinti dell'abitare in un palazzo è non avere la relazione comunitaria. Sandy, che è una delle mie intervistate del campo Sinti di Pavia, mi dice: io esco di casa e ho mio cugino e i miei amici pronti ad aiutarmi. La casa è una proprietà transitoria e soprattutto il mio vivere è la relazione che ho nello spazio abitativo con la comunità. Non è lo stare chiuso soltanto nella mia famiglia. E questo in realtà è qualcosa che anche per noi, per i vostri bisnonni tendenzialmente, era qualcosa di molto simile a quello che oggi è un abitare di un Rom e un Sinti in un villaggio autogestito. Perché anche qui noi siamo abituati a pensare ai campi Rom e Sinti soltanto come luoghi degradati, luoghi di disagio, ma non è sempre così. Io sono stato in campi pseudolegali, nel senso informali, dove potevano costruire delle case con delle ruote, a volte non l'hanno fatto, hanno costruito delle case estremamente dignitose e non mobili, e hanno ridefinito la loro capacità di autogovernarsi, cioè di non sottostare a quello che era una logica di uniformare lo spazio abitativo occidentale, cioè nei palazzoni chiusi nei nostri appartamenti. Pensate che, leggendo anche soltanto quello che scriveva Engels sulla rivoluzione industriale, su come si viveva nella Londra dell'Ottocento, si ritrovano delle cose interessanti di come dei messi comunali o dei poliziotti venivano linciati dai proletari e dai sottoproletari quando questi andavano a mettere i nomi delle vie, perché mettere i nomi delle vie significava governare al meglio la popolazione proletaria di quella città. Quando sono stati cacciati dalle proprie case, cioè dalle case che avevano autocostruito nei sobborghi, le persone si sono ribellate all'uniformazione delle case. E questo è importante, perché ci fa capire che in realtà soltanto due secoli fa il potere di abitare anche in Occidente era fortissimo. Erano in pochi quelli che delegavano il proprio spazio abitativo. Io da ignorante ero convinto che i movimenti di occupazione fossero nati negli anni 70 con lotta continua, col movimento insomma di contestazione del 68. Ma in realtà è assolutamente falso. Le occupazioni di case in Occidente nascono esattamente quando la casa è diventata una merce. Quando qualcuno ha deciso che la casa la dovevi pagare, c'è qualcun altro che era escluso per il reddito da quella possibilità di comprare la casa o di affittarla, che ha cominciato a occupare. Quindi già nel 1620 si ritrovano esperienze di occupazione di terre e di edifici. Quindi è un movimento importante e lungo che non ci viene raccontato, perché la storia che viene fatta della casa nelle scuole di architettura, ma anche di antropologia, o quello che avete studiato voi alle scuole superiori e ai licei, è che è il grande progresso di vivere uniformati nei palazzoni. E poi un'altra cosa che vorrei dirvi prima di lasciarvi la parola: io mi sono occupato di un tema dal mio punto di vista centrale in Italia, che è quello degli autocostruttori dopo i terremoti. Cioè, io sono stato in Nepal, a Kathmandu, dopo il grande terremoto, e mi aveva colpito vedere come in Himalaya tutti avevano consapevolezza del costruito e nessuno delegava allo Stato il fatto di ricostruirsi la propria casa.
non si aspettava, non si andava a vivere nei container, si ricostruiva. E quindi io, tornando da quell'esperienza, mi sono detto, ma in Italia? Cioè, tutti accettano di essere rinchiusi nei container, militarizzati nei territori che vengono occupati da, appunto, guardie di finanza, carabinieri, protezione civile, o c'è un movimento che non accetta questa militarizzazione del territorio dopo un terremoto, dopo un sisma? E in realtà ho scoperto che ci sono questi movimenti, e io nel libro faccio un focus proprio su gli autocostruttori della Bassa Emiliana, dopo il penultimo, direi, terremoto che c'è stato in Italia grosso. E ho intervistato Mina, un architetto che arrivava da esperienze politiche degli anni 80 e 90 milanesi, dell'autonomia operaia, e che poi è andata a vivere nella bassa Emiliana, ha cominciato a costruire in modo ecocompatibile, e poi si ritrova durante il sisma terremotata, gli crolla completamente la casa, e assiste a quello che molti di voi conoscono bene, che dopo un sisma c'è uno stato d'eccezione permanente, dove le persone vengono completamente gestite in modo, cioè, dire disumano è poco, cioè già ho perso la casa, già mi sono distrutti i vari legami comunitari che avevo, e quello che fa lo Stato cos'è? Separare, dividere, rinchiudere nei container e controllare continuamente le persone che abitano in quel territorio. E quando inizia la ricostruzione, non so se lo sapete, quello che succede è che lo Stato ti dà dei finanziamenti, ma solo se costruisci con chi dice lui e come dice lui, e quindi in modi non ecologici, non ecocompatibili, e soprattutto con le solite imprese che lucrano anche sulle disgrazie. E qui voi direte, sei esagerato, sono fazioso, e invece purtroppo per una volta anche le intercettazioni ci vengono utili dalla nostra parte, perché le intercettazioni anche dell'ultimo terremoto parlano chiaro. Dopo il terremoto, costruttori, talcementi, cosa facevano? Si chiamavano per dire quante ne sono crollate di case, e vai, ci facciamo un sacco di soldi, perché il terremoto per qualcuno è un business. È un business, è una speculazione. E quindi i movimenti degli autocostruttori consapevoli non soltanto danno la possibilità di costruire delle case belle, intelligenti, ecocompatibili, ma bloccano anche una speculazione edilizia e un'infiltrazione mafiosa. L'altra cosa importante, che io sinceramente non ci avevo mai pensato, è che noi parliamo sempre dei morti durante un sisma. Ma chi ci parla del tasso dei suicidi che aumenta quasi del 40%? Chi ci dice che gli anziani smettono di curarsi? Voi direte perché? Perché cambia lo spazio abitativo. C'è un anziano che era abituato ad avere delle relazioni con la comunità, dal momento in cui viene militarizzato il suo territorio, smembrata la comunità, rinchiuso in un container, smette di curarsi, smette di prendere quelle pasticche che prendeva fino a prima del terremoto, perché viene distrutta la sua comunità. L'autocostruzione funziona anche su questo. Mina, tornando a una delle persone con cui più ho parlato di questa tematica, decide di non accettare di vivere in un container con la sua famiglia e autocostruisce la prima casa in canapa italiana. Cioè lei decide di non aspettare e di costruire, ahimè, illegalmente, perché la cosa assurda è che quello che ha fatto è illegale per lo Stato. Cioè sul terreno di casa sua, dove è crollata la casa, lei dice io mi costruisco la mia casa perché non vado a vivere in quel container, e autocostruisce una casa in canapa. Una casa in canapa, adesso non abbiamo il proiettore, ma magari potete sfogliare il libro, dopo ci sono delle foto, che non è una capanna, è una casa vera, una casa accogliente, una casa che, per usare un termine che piace tanto al capitalismo, che è funzionale, non è soltanto giusta, etica, ma funziona. Perché qual è la differenza fra un container e una casa in canapa autocostruita in soli 3 giorni con un cantiere scuola? Che la casa in canapa, nella Bassa Emiliana, dove c'è una percentuale di umidità pazzesca e dove c'è un caldo incredibile d'estate e un freddo pazzesco d'inverno, è estremamente coibentata, perché ha dei muri spessi più di 100 cm, con all'interno mattoni, appunto, di canapa e argilla compressa, intercapedini di legno, e quando c'è forte umidità, questi mattoni trattengono l'umido. Quando c'è freddo, trattengono il calore delle stufe interne. Cosa succede invece in un container? L'esatto opposto. Un container di lamiera d'estate è un forno, e quindi bisogna utilizzare pompe di raffreddamento, condizionatori, che inquinano tantissimo, costano tantissimo e fanno male a chi ci vive dentro. Ed inverno cosa succede? Che fa un freddo pazzesco, perché la lamiera, il ferro, non coibenta. E quindi bisogna usare delle pompe di calore. E cosa fanno? La stessa cosa. Condensa, acqua, umidità, e dentro ci si sta male.
però sono un grande business, perché quando si comprano 5.000 container dalla stessa ditta, chiaramente, guarda caso, c'è qualcuno che guadagna con quegli appalti. Mentre l'autocostruzione, se fatta in modo intelligente e consapevole, riesce non soltanto a dare la casa dignitosa a un terremotato, ma blocca anche infiltrazioni mafiose e rinsalda la comunità. Perché l'altro problema grosso dopo un terremoto è che molti perdono il posto di lavoro. E quindi riattivare un'economia locale, partendo da una costruzione consapevole, è una soluzione anche per far ripartire un'economia dei piccoli paesi, mettendo al lavoro persone che magari facevano altre cose, ma che attraverso un cantiere scuola possono lavorare e ricostruire la propria casa e rinsaldare appunto la comunità. Quindi l'autocostruzione non come una cosa marginale, non come una cosa, per usare un termine poco accademico, non come una cosa fricchettona, ma come una cosa che dà una soluzione reale a dei contesti di separazione, di distruzione di una comunità e di appunto problematiche legate a un sisma. Prima di concludere, perché appunto ci tenevamo tutte e due a lasciare la parola a voi per un dibattito, vorrei dire però una cosa centrale, importante, che va un po' in controtendenza con quella che è stata anche la superficialità a volte della Biennale di Venezia dell'anno scorso, Report from the Front, si chiamava, dove io sono stato anche relatore oltretutto, ma ero molto critico di determinate tematiche, perché nel mio libro c'è una questione che forse voi potrete vedere un po' come vetero, ma che è fondamentale, che è la questione di classe. Cioè, i margini a volte gli architetti li fotografano e li buttano nelle riviste patinate o nelle biennali come: guarda che bella la casa del clochard in cartone autocostruita, guarda che bella quella casetta di legno che viene fatta a Calais, ah incredibile, hanno il parrucchiere nel ghetto di Foggia. Però poi non ci raccontano il discorso di classe, cioè il fatto che i margini sono differenti se vengono scelti o se ci si ritrova costretti. E io non voglio dire che chi ci va sta sbagliando, io sono uno di quelli che nei margini ci va perché cerca di ridefinirsi e pensa che in quei margini si possano trovare delle risposte, per esempio come quelle delle comuni, degli ecovillaggi o dei Wagenplatz tedeschi, però credo anche che non possiamo far finta della grande differenza che c'è fra essere schiacciato in un margine e andarci per risignificarsi. Cioè, questa è una questione che nel mio libro è abbastanza chiara, credo, ed è una differenza fondamentale. Mi viene da ricordare un'esperienza berlinese che nel libro troverete, che si chiama Tipiland, molto interessante, di tedeschi, americani, italiani, inglesi che decidono di vivere in Tendisu all'interno di una città come Berlino, fredda, non troppo ospitale dal punto di vista climatico, e loro invece che occupare case occupano un campo e si autocostruiscono delle tende in stile indiano Sioux e ci vivono dentro. E nelle interviste che ho fatto erano felici, perché ridefinivano il loro spazio abitativo in un modo differente che esce fuori dai canoni occidentali. Però attenzione, essere un tedesco che sceglie di andare a vivere in una tenda è una cosa, essere un siriano che vive in quella tenda, che scappa da una guerra, è un'altra. E io non sto dicendo che ci deve essere una separazione fra le due esperienze, ma bisogna capire, quando si analizzano queste questioni, che la differenza è grossa ed è una differenza appunto di possibilità. Quindi nel mio libro c'è sempre questo fil rouge di un discorso appunto di emarginazione costretta o invece di ridefinizione nel margine. Quindi rituali di resistenza in entrambi i casi, ma una differenza di classe fondamentale che non può essere taciuta, che non può essere messa in sordina. Quindi l'abitare illegale, l'abitare ai margini è una possibilità, è una risposta concreta sia per chi nei margini ci si ritrova, sia per chi nei margini si ridefinisce. Grazie. Allora, grazie Andrea, e ovviamente lo spazio, anzi ci auspichiamo appunto entrambi che si crei un momento di dibattito. Volevo partire raccontando un po' la mia esperienza, quello che vivo anche direttamente, quotidianamente, e che ho ritrovato in questo libro molto, a partire da quello che dicevi adesso, ripercorrendo tutto il discorso sull'autorecupero, sull'autocostruzione della casa e su quanto questo crea comunità. Io a Venezia vivo in una casa occupata, faccio parte dell'ASC, che è l'Assemblea Sociale per la Casa, che ha una storia decennale e che quest'ultimo periodo, anche a causa del ridefinirsi forse di cos'è ai margini e cos'è no, perché noi ci siamo ritrovati a dover affrontare occupazioni di case per persone che fino a qualche anno fa mai si sarebbero aspettate di trovarsi ai margini della società, persone che avevano un lavoro o che continuano ad averlo, che hanno dei figli, che però nel cambiamento costante, nel declino costante della città in cui vivono, quindi anche a causa del turismo di massa, l'impennarsi degli affitti,
della perdita totalmente di possibilità di affitti residenziali a vantaggio degli affitti turistici, quindi ai cambi d'uso delle abitazioni, insomma, n mila motivi. Tutte queste persone si sono ritrovate nella condizione di dover occupare una casa per poter restare a vivere nella città in cui avevano creato la loro comunità, quindi in cui avevano gli affetti, le relazioni, la scuola, il lavoro, indifferente. E questo l'ASC, l'Assemblea Sociale per la Casa, in questo momento a Venezia conta più di 70 palazzi, case occupate, sono appartamenti per lo più, in alcune zone popolari. Quelle che noi occupiamo sono tutte quante case pubbliche, quindi dell'ATER, tutte dismesse da molti anni, quindi lasciate in situazioni di degrado, di abbandono totale. E quello che noi facciamo nel momento in cui occupiamo queste case è ricostruirle. A partire proprio da un'operazione collettiva, cioè ci occupiamo una casa per una famiglia e tutti quanti andiamo, 70 nuclei familiari, andiamo a pulire la casa, a ricostruire ricostruirgli le pareti, rimettere a posto i pavimenti. Quello che io ho visto dall'interno, io ero un attivista che lottava per il diritto all'abitare anche prima di trovarmi nella condizione di dover occupare, e l'ho fatto per entrambe le cose, sia per necessità sia per scelta anche politica. Mi sono trovata a che fare con persone che sono diventate militanti dopo, ma quasi più di me, che nel trovarsi in quella situazione lì e vedere che ricchezza porta occupare una casa, riapproparsi di quel pezzo di territorio della propria città, il fatto di creare rapporti comunitari così forti che ti portano persone che fino a ieri erano completi sconosciuti a sudare a fianco a te, a tirare su malta, ti porta a interrogare su come stai costruendo la casa. Adesso abbiamo alcuni progetti pilota ed è anche il progetto che noi stiamo cercando di presentare alle istituzioni per uscire anche da una situazione di illegalità, perché vi assicuro non è facile vivere, soprattutto se si ha famiglia, in una situazione di pericolo di sfratto costante, di pericolo che ti vengano a staccare l'acqua costante, senza avere la possibilità di avere la residenza, quindi cioè, non è una situazione facile. Il nostro tentativo è cercare di uscire da questa situazione di illegalità, e lo facciamo cercando di presentare un progetto con cui abbiamo due progetti pilota, insomma due case, in cui facciamo un progetto di autoricostruzione utilizzando per esempio la terra cruda, quindi materiali di paglia, sabbia, argilla, cioè materiali naturali che aumentano le possibilità di mantenere anche temperature all'interno della casa, che quindi ti fa risparmiare a livello di riscaldamento e di energia. Cerchiamo insomma di utilizzare tutta una serie di materiali, di accorgimenti nel ricostruire le case, che da una parte risparmia un sacco di soldi perché appunto si tratta di lavoro collettivo fatto da una comunità che si crea, e dall'altra ti pongono anche il problema di un'etica della costruzione che è diversa da quella che ti propongono a livello istituzionale o altro. E l'altra cosa fondamentale di questo percorso è appunto quello che dicevo prima, la comunità che si crea in tutti i quartieri in cui abbiamo delle case occupate. In autonomia gli occupanti cominciano a prendersi cura degli spazi comuni, costruiscono orti urbani all'interno delle aiuole dei quartieri, e dove abito io abbiamo liberato uno spazio verde che prima era abbandonato e l'abbiamo completamente ricostruito, piantato degli alberi da frutta, reso disponibile alla comunità. E adesso in un altro quartiere, alla Giudecca, stiamo organizzando la prima sagra delle case occupate che si terrà a fine luglio, e quindi anche lì creando nuovi momenti di socialità, di aggregazione che altrimenti non ci sarebbero. Un quartiere che prima che ci fossero le case occupate, e questo ce lo dicono gli abitanti storici di quel quartiere, era un quartiere completamente abbandonato in cui non c'erano le case, la maggior parte erano vuote, quelle che ci vivevano dentro erano anziani completamente abbandonati loro stessi o persone con problemi giudiziari, molti dei quali agli arresti domiciliari, lasciati lì sepolti vivi all'interno delle quattro mura della loro casa, e in quel quartiere non c'era niente, né un negozio, né delle attività, né delle situazioni di socialità e aggregazione. Hanno cominciato ad esserci nel momento in cui sono cominciate ad esserci delle case occupate in questo quartiere. Quindi quello di cui parla Andrea nel libro e tutte le esperienze che vengono riportate all'interno del libro non sono cose così distanti dalla nostra quotidianità. E anzi, sono cose che rideterminano la nostra quotidianità, ci fanno pensare e capire quanto può essere bello e forte e quanto possa portare ricchezza a una comunità il modo di intendere diverso il proprio abitare.
Quindi niente, io volevo lasciarvi con questa riflessione e vi vorrei lasciare il microfono se c'è qualcuno che vuole intervenire. Silenzio perché siete tutti timidi. Ciao, sono Enrico di Padova. Faccio un po' di autonarrazione, però visto che molte di quelle delle cose che ha detto Andrea, insomma, mi sembrava di ripetere discussioni collettive che abbiamo fatto anche tra di noi nel momento che ci hanno sgomberato una casa a febbraio, dicembre, una palazzina occupata che veniva da un vecchio ciclo di occupazione circa di 2-3 anni fa, dove come assemblea sociale della Casa di Padova fondamentalmente avevamo occupato una palazzina di via Trieste che apparteneva a una fondazione di capifila di coloro che dopo hanno amministrato per anni la Banca Popolare di Vicenza, che dopo, vabbè, non sto neanche qua a descrivervi tanto il cosa è successo a Vicenza con i vari Zonin & Company che hanno mandato sul lastrico migliaia e migliaia di famiglie, truffando migliaia e migliaia di cittadini. A partire da quello sgombro di quella palazzina ci siamo ritrovati con un'esigenza a partire da un'analisi, cioè da una composizione interna del collettivo che faceva parte appunto di quell'occupazione, di cominciare a capire come rinnovare un intervento sul diritto all'abitare. Partendo anche da una considerazione, cioè città come Padova, che è abitata da migliaia e migliaia di studenti universitari che quindi contaminano nel bene e nel male anche il mercato immobiliare della città, perché viviamo in un contesto dove per parlare un po' di numeri, a differenza di una città come Venezia che ha altri tipi di problematiche legate più al turismo di massa, qua in città abbiamo il problema legato più all'università che, come dicevo prima, contamina alzando a dismisura i prezzi degli affitti, appunto, quindi non essendoci un welfare state che è in grado di appunto di sostenere la possibilità, il diritto allo studio, anche il diritto all'abitare per un giovane che non per forza debba per forza studiare, quindi avere il diritto o l'accesso all'abitare, ci siamo messi a ragionare che appunto a partire dalla nostra esperienza, a partire dalle nostre esigenze, sia giusto appunto abitare illegalmente, e ci siamo ripresi in mano delle palazzine, degli appartamenti vuoti da decenni dell'ATER, che è l'ente attualmente commissariato, che non è in grado minimamente, sia a Venezia che a Padova che a Vicenza, di amministrare un bene collettivo, che è quello dell'edilizia residenziale, che sappiamo tutti da dove nasce, come percorso iniziale degli anni 50, dei suoi sviluppi e di quello che sta avvenendo adesso, che è la mercificazione appunto totale di un bene pubblico, che è quello della dismissione delle case pubbliche per venderle a chi ci abita dentro, ma il fine finale, l'obiettivo finale è farci soldi per rintascare la fondazione stessa, che non è in grado più appunto di automantenersi. Perché faccio questo intervento? Perché la cosa è stata molto interessante, perché ci siamo messi a occupare, fino adesso, se non sbaglio, qua c'è un occupante, 3 appartamenti in un contesto dove c'era già un appartamento occupato, e appunto il dato del fare l'orto, sistemare il giardino intorno allo stabile, ha ricreato da zero appunto i legami di una comunità, facendo la spesa alla persona anziana che ti abita sotto, facendo il dopo scuola una famiglia di nigeriani che abita al primo piano, capendo che appunto la situazione di illegalità non sempre è anche rivendicata politicamente, ma la dimensione legata all'illegalità è una pratica diffusa, cioè faccio riferimento a non pagare le bollette dell'acqua, non pagare l'allaccio dell'Enel, perché appunto ci si trova anche in condizioni, viviamo in un contesto dove appunto l'abitare e il fatto di non pagare le bollette succede, cioè la marginalità è un dato che non riguarda semplicemente anche noi studenti, quindi noi studenti inteso non io come persona, ma coloro che all'inizio si sono posti il problema di andare a occupare delle abitazioni. E adesso ci troviamo di fronte a cosa fare in questo contesto.
il cosa fare è partire appunto dalla creazione di legami di comunità dal basso. Credo che la risposta migliore anche in termini della crisi del welfare state sia sì crearne uno dal basso, ma cominciare anche a rivendicarlo, perché il problema non è che, cioè sì, va bene che di fronte a una situazione emergenziale ci ritroviamo a ricreare l'assistenza sociale dal basso perché non ce l'abbiamo, ma è una cosa che dovrebbe essere un diritto, cioè dovrebbe essere una pratica dovrebbe esserci concessa. E quindi anche fare una battaglia su questo terreno qua, che riguarda innanzitutto sia il rivendicare il diritto alla città, ma una battaglia da zero sul reddito, perché il nodo anche centrale che va a colmare il nodo del diritto all'abitare è questo. Credo che sia un po' il ripartire anche di un grande movimento che c'è stato negli ultimi anni del diritto all'abitare, che non riguarda soprattutto il nodo della creazione del welfare dal basso, ma appunto anche rivendicare, dare anche un po' uno slancio diverso. Ecco, questa è un po' la riflessione. Molte cose che hai detto me le ricordo nelle assemblee che abbiamo fatto al momento, che cosa facciamo una volta che siamo dentro? Innanzitutto sistemiamo, ripitturiamo, la rimettiamo a posto come a casa, ma dopo facciamo anche dei progetti, cioè ridefiniamo anche un territorio e gli diamo anche un valore nuovo alle occupazioni che ci siamo dati. Io prendo spunto, almeno che proprio non c'è una domanda urgente, per dire altre due cose, perché insomma il tuo discorso mi ha, come potete immaginarvi, non vi ho detto la maggior parte delle cose che ci sono nel libro, però quando si c'è, ma quello che è appena stato detto, non so il tuo nome, però è centrale proprio per tutto il mio lavoro, ma non soltanto, ecco, per non fregarvi, visto che poi magari qualcuno il libro lo compra, non ci sono solo storie, l'ho già detto ma lo ripeto, non ci sono solo le storie dei militanti. Cioè, voi troverete tante storie, ovviamente tutto quello che io faccio, il valore dell'antifascismo ce l'ha sempre, quindi non troverete interviste a quelli di Casa Pound, perché io non potrei mai creare rapporti di complicità e fiducia con dei fascisti e quindi intervistarli sulle loro esperienze di occupazione. Questo lo dico, che non si sa mai, che sennò ci potrebbe essere un dubbio, togliere ogni dubbio. Però ci sono i preti operai, i domenicani che occupano, cioè le comuni degli ecovillaggi, gli elfi, cioè non ci sono soltanto i militanti politici di città, perché io penso che è interessante mappare chi non vive in modo uniformato in Occidente. E io credo anche che una grande forza, perché tu hai tirato fuori una tematica che dico sempre, che ahimè mi ero dimenticato, che è spazio, tempo, lavoro, reddito. Cioè abitare non è soltanto casa, perché prende tutte queste categorie. Cioè abitare è una cosa da rivoluzionare dal basso, perché è riprenderci in mano le nostre vite. E rinsisto su una cosa, se ho questi due minuti, sulla sicurezza. Voi direte, ma cacchio, ma Andrea è pazzo, cioè della Lega. No, cioè, perché per me questo discorso della sicurezza è da togliere ai politicanti. Perché in effetti, e Teresa mi ha anticipato in realtà, cioè non è per tutti semplice vivere nell'illegalità. Cioè, gli attivisti, i militanti hanno anche un modo falsato a volte di vedere le cose, perché in effetti se Teresa occupa, la uso come test, se lei occupa sa quali ha i diritti, è educata all'illegalità, non perché è una delinquente, ma perché sa che cosa significa un processo di liberazione e di resistenza. Se sono una famiglia che è stata sfrattata, non è la stessa cosa. Cioè io ho una paura di vivere nell'illegalità, quindi è importante costruire processi di sicurezza che vanno assolutamente a contrastare la sicurezza mainstream dei politicanti. E quindi vi faccio degli esempi su Barcellona che secondo me sono importantissimi. L'espacio dell'immigrante, un'esperienza degli ultimi 10 anni di occupazione in centro città, nel Raval, nell'ex Bariocino di Barcellona, ha fatto delle cose importantissime, cioè ha lavorato sulla sicurezza degli occupanti. Chi è che vive nelle nostre occupazioni, si sono domandati? Per esempio, venditori ambulanti. I venditori ambulanti, centroafricani, soprattutto a Barcellona, cosa fanno? Vendono merce contraffatta. Quindi i sindacati legali, istituzionali, non li possono difendere. Però questi lavorano tutti i giorni e tutti i giorni subiscono soprusi della polizia, sequestri, violenze, malmenamenti. E quindi hanno detto, noi dobbiamo creare un sindacato informale, un po' come il referendum di oggi, che alla fine non è legale, è un processo però culturale di resistenza. E quindi questo sindacato dei venditori ambulanti serviva per dare dignità a chi viveva in quelle case occupate e essere difeso da un processo di lotta autodeterminata, e dava significato all'abitare di quel quartiere.
L'altra cosa che hanno fatto, importantissima, e che dovremmo cominciare a fare anche noi come attivisti in giro nei quartieri occupati o dove ci sono le sedi politiche, è il numero verde di chi controlla i controllori. Cioè, quando io sono da solo e vedo la polizia che attua un sopruso in un quartiere popolare, magari nella periferia di Barcellona, beh, io non è che posso andare lì a intervenire, perché la polizia malmena anche me e mi arresta. Se invece io ho un numero verde di attivisti, di legali, che nel giro di 10-15 minuti riesce ad arrivare sulla zona dove c'è un sopruso, insomma la polizia sta sempre più attenta a uscire fuori da quella che già è una legge che non troppo ci piace, di quello che sono i diritti che ha, no, la polizia, di sequestrare la merce o di attuare soprusi. Però questa è una cosa che ha funzionato attraverso questi processi di resistenza nei quartieri delle occupazioni a Barcellona. E questo numero verde è qualcosa di importante, perché dà sicurezza a chi abita in quei territori. L'altra cosa importantissima che hanno fatto, e che per fortuna c'è anche in Italia questo movimento, è l'ospitalito. Cioè, nelle occupazioni c'è un ambulatorio medico popolare. Perché voi direte, beh, anche chi non ha il permesso di soggiorno può andare a curarsi in ospedale, per fortuna, grazie anche a delle lotte che hanno fatto negli ospedali. Però in realtà non sempre un migrante, un occupante che non è un attivista sa quali sono i suoi diritti. E quindi avere un primo accesso alla sanità, un orientamento alla sanità, poi anche quella appunto di Stato, è fondamentale. Cioè l'ospitalito, oltre a dare questo orientamento, fa anche un processo di medicalizzazione diverso da quello statale. Per esempio, vi rubo un altro minutino, però è importante, perché noi non ci rendiamo conto che a volte il disagio psichico che si vive attraverso lo shock culturale è qualcosa che non deve essere solamente medicalizzato, impasticcato dal modo che abbiamo noi di gestire la psichiatria ormai in Occidente. E l'ospitalito ha creato degli sportelli di ascolto proprio per non medicalizzare in modo coatto chi ha degli shock culturali, ma per affrontare attraverso medici catalani e guaritori tradizionali migranti quello che è lo shock culturale legato proprio all'habitus e all'abitare di queste persone. E non è una cosa nuova, perché negli anni 60 Risso, uno psichiatra italiano che è stato chiamato in Svizzera perché i meridionali italiani impazzivano sui luoghi di lavoro, è andato lì e ha studiato attraverso le interviste quello che succedeva nelle fabbriche e ha capito che lo shock culturale non era pazzia, ma era disagio legato proprio al cambiamento del territorio dove vivevano questi operai. Grazie, vedo i segnali di fumo, dobbiamo smettere, credo. Quindi ringrazio tutti e tutte per essere stati qui. Vi ringrazio anch'io, vi ricordo che il libro di Andrea lo trovate nella nostra fantastica libreria e vi rimando al prossimo appuntamento, che è martedì, con Sopravvivere a Sarajevo di Beberta Edizioni.